Buonasera e un caro saluto a tutti i parrucchiani di Chiampo, Nogarolo e Dalvese, in particolare a quanti sono collegati attraverso Facebook per questo momento di preghiera. Sono Nadia e sono una catechista del gruppo di prima media e mi trovo qui a pregare con la mia famiglia. Nel nome del Padre, Padre, del del Figlio e Figlio, dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Signore, apri le mie labbra E la e la mia mia bocca bocca canterà canterà la la tua tua lode. lode. Dio, fa attento il mio orecchio Perché perché ascolti ascolti la la tua tua parola. preghiera. Benedetto il Signore Dio, il Dio Dio di di Israele. Israele, Egli egli solo solo compie compie meraviglie. meraviglie. Benedetto Benedetto per per sempre sempre il il suo suo nome nome di di gloria. gloria. Tutta Tutta la la terra terra sia sia piena piena della della sua sua gloria. gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in Com'era in principio, principio, ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. O Dio, tu che sei Padre, insegnaci a vedere la tua bontà che opera nel nostro quotidiano. Signore, metti nei nostri cuori uno spirito che sappia riconoscere il volto dell'altro. Aiutaci a riscoprire che tu sei presente nella vita delle persone che incontriamo. Dal Vangelo di Matteo. In verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenze e i violenti se ne impadroniscono. La legge e tutti i profeti, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire, che orecchi intenda. Fin dalla prima lettura di oggi il Signore ci dice che non ci abbandonerà mai. Lui, un Dio fedele, che è presente al nostro fianco anche quando non lo riconosciamo, oppure a noi sembra assente per svariati motivi. La nostra fede alcune volte sa riconoscere Dio nella nostra vita, altre volte no. Anche Gesù nel Vangelo ci ricorda che il Signore ha mandato molti profeti ad illuminare la vita degli uomini, ma non sono stati riconosciuti, a volte per mancanza di fede, altre volte perché erano considerati persone troppo semplici. Sì, purtroppo siamo miopi o vogliamo vedere quello che ci fa comodo. Quante persone per bene entrano nelle nostre vite aiutandoci a scoprire prospettive diverse, ma essendo persone normali e non personaggi famosi, non li consideriamo abbastanza. Nella prima lettura il Signore non si stanca mai di aiutarci, ci porge la sua destra. Dall'incontro con Gesù anche ciò che sembra inutile e insignificante acquista senso nuovo e siamo liberi dalle paure e da ciò che inutilmente sembra riempire la vita. Meditiamo ora un mistero della luce del Santo Rosario, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pio, dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica e ci protegga nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata e arrivederci a domani sera.